pronti a restare nella ricerca della verità, nell'acquisto del sommo bene. Sii docile agli impulsi della grazia, assecondando le sue aspirazioni e le sue attrattive. Non arrossire di Cristo e della sua dottrina. Pace e bene, cari fratelli e care sorelle, ben ritrovati qui con questo pensiero al giorno di Padre Pio rivolto a tutti noi che ci state ascoltando dagli studi di Teleradio Padre Pio. Questo dell'11 gennaio è un pensiero in cui si percepisce al meglio tutta la forza che Padre Pio imprimeva nelle lettere che scriveva a coloro che lui dirigeva spiritualmente, maschi e femmine, proprio perché costretto al silenzio. Vorrei fare notare però che in questa lettera, che abbiamo ascoltato oggi, è intrisa una grande energia a continuare e a ricercare il bene al destinatario o alla destinataria di questa lettera. La prima domanda che vogliamo porci e quindi dare anche una risposta è: dove Padre Pio riusciva a trarre quella energia che si percepisce essere proprio pulsante in questo scrivere agli altri? Non dimentichiamoci che era sempre chiuso in convento, pregava, dialogava con i frati, ma questa energia di perseguire il bene e di ascoltare la grazia, ecco, sicuramente la traeva dall'incontro quotidiano con Gesù e Eucaristia nella Santa Messa e nell'adorazione al Santissimo Sacramento, ossia nel tabernacolo. Ma andiamo al nucleo della lettera di oggi. Quasi sicuramente, secondo gli studiosi, quest'altra è riferita e scritta a Raffaellina Cerase. Padre Pio gli dice: non stancarti di continuare a perseverare nel bene. Ecco, ancora una volta qui esce il Padre Pio francescano. Mi spiego brevemente perché la questione è piuttosto, per così dire, integrata nei dispositivi teologici. Noi siamo attratti da tre cose fondamentalmente che afferiscono al Dio: dall'unità, dalla verità e dalla bontà. Si chiamano i cosiddetti trascendentali dell'essere, no? Noi siamo attirati da una persona che è una, come Dio è uno, quando non ci dice delle bugie. Noi siamo attirati da una persona che è vera perché è sempre uguale a se stessa e non è che mentisca un giorno e l'altro giorno invece ci dica la verità. Ma, dice Padre Pio, noi siamo attirati soprattutto dal bene. Qui si sente il Padre Pio francescano, quando Francesco d'Assisi diceva: tu sei il bene, il sommo bene, tutto il bene. E come ho detto in un altro buongiorno Padre Pio, non è possibile comprendere la grandezza della statura spirituale di Padre Pio a prescindere dalla spiritualità di San Francesco. Ora, scrivendo a Raffaellina Cerase «Fai di tutto per perseguire il bene», Padre Pio non solo si dimostra autenticamente francescano, ma esibisce una grande verità che io vorrei condividere con voi, sorelle e fratelli che mi state ascoltando. Siamo sinceri. Che cosa ci attira di più di Dio? Il suo essere uno? Il suo essere vero? O il suo essere buono con noi? La risposta si riceve se noi facciamo una analogia antropologica, cioè se pensiamo a una creatura che noi amiamo, alla mamma per esempio, oppure anche a Padre Pio. Che cos'è che ci attira di più di Padre Pio? Il suo essere uno, è sempre stato lui stesso. Il suo essere vero, non ha mai detto bugie. Il suo essere buono, sì, ci attira molto, perché non c'è mai stato nessun momento durante la sua vita, nonostante una sua certa striatura burbera, in cui non si sia dimostrato buono con tutti coloro che ha avvicinato, appunto da autentico e verace francescano.